Benvenuti per una nuova puntata di Omegna Benessere. Io qui sono nel negozio Calicantus, che già proprio solo dal nome è associato al benessere, e sono con Elena e Massimo, che sicuramente in tanti anni di loro professionalità di benessere ne hanno dato tanto. Allora io appunto vi lascio la parola per raccontare un po' la vostra idea di benessere. Sì, allora noi siamo qui a Omegna dal 98. Abbiamo rilevato in quel periodo lì l'attività del Gian Albercanti, che si trova in un'altra via che è il CAN. L'abbiamo tenuta per qualche anno e poi nel 2006 abbiamo separato, abbiamo lasciato là l'alimentazione e abbiamo portato qua le nostre erbe. Perché io sono erborista dal 1987, che ho preso questa, allora si chiamava diploma universitario, a Urbino. Adesso vi faccio vedere tutte le nostre erbe. Noi vendiamo tutte le erbe officinali, poi abbiamo il reparto spezie, le classiche spezie che abbiamo, e poi abbiamo inserito delle tisane buone da bere di frutta di una ditta molto valida di Padova che si chiama La Mia Vita, e poi dei tè classici, non sono tè aromatizzati. Abbiamo il tè nero, il tè rosso, il tè di Natale, il tè verde e via discorrendo. In questa vita che appunto si dice che siamo tutti un po' stressati, un po' affaticati, poi adesso insomma con questa pandemia, quali sono i prodotti che ci possono servire di più per il nostro umore, per la serenità? Allora, in effetti è vero, in questo periodo un po' particolare c'è tanta richiesta di quel prodotto lì. In genere andiamo o della melissa, che è un ottimo rilassante e non dà intontimento, oppure abbiamo la famosa erba di San Giovanni, il perico, che anche quello, però quello sono dei preparati già pronti, già dosati di alcune ditte. Il nostro punto forte delle tisane è la nostra tisana per la tosse. Vedo che i nostri clienti ritornano sempre a riprenderla e si trovano tutti bene, adatta sia ai bambini che agli adulti. In questa tisana noi mettiamo del timo, che sarebbe questo qua, del timo, poi mettiamo, che ha un'azione antibatterica, poi mettiamo dei fiori di sambuco, che sono ottimi per fluidificare il catarro. Poi mettiamo dei fiori di tiglio, che è un calmante, e poi mettiamo un pochettino di menta. Ai tempi la chiamavamo aspirina vegetale, perché proprio poi dopo un po' non l'abbiamo più chiamata così, ed è la nostra tisana, il nostro punto forte di questa tisana. Io vedo dai vostri sorrisi che fare questa professione dà a voi tanto benessere. Allora, qual è la chiave? Che cosa vi appassiona di più? Beh, prima di tutto la passione, il rapporto con i clienti e la passione proprio delle erbe. Io sono una di quelle che quando vado in giro io guardo sempre l'erbaccia che c'è sul marciapiede, i fiori, guardo solo quello, non sono una che guarda le case, le vetrine, io guardo solo le erbe, è proprio una passione. Lui invece è quello che mi piace, il rapporto col cliente, mi piace chiacchierare. Io invece sono un po' più tranquilla, un po' più sulle mie. Beh, come si dice, il dialogo è sempre parte della cura, quindi questo ci dà un'idea anche di quanto sia importante il rapporto con i clienti. Certo, sì. Grazie a voi. Eccoci con Alberto da Albert Art, dove devo dire che io in modo molto facile associo il benessere a loro, perché mio papà era orafo e fra l'altro ti capitava molto di parlare. Certo, allora Alberto, come ti nasce questa passione e come la coltivi nel tuo negozio che definirai una bottega? Bottega d'arte orafa, sì. Diciamo che è nata, che ero piccolino, avevo 8 anni. È nato perché i miei erano un'azienda di casalinghi e una volta diciamo che veniva tutto realizzato a mano, dai cataloghi, disegni, incisioni,
e il mio nonnino, diciamo, mi ha sempre detto di imparare un mestiere e così ho iniziato con lui a disegnare, a incidere. Poi sono passati tanti anni perché realizzare una gioielleria che nessuno ti regala niente è un po' difficile se non sei, diciamo, nell'ambiente. Perché tutti pensano di andare a comprare diamanti, ma se non sai dove andare a comprare le pietre e i diamanti diventa un po' difficile la cosa. E quindi attraverso altre, diciamo, attività che ho svolto sono arrivato alla fine a conoscenze e a un certo budget per iniziare quello che volevo fare fin da piccolo. E così è nata l'arte orafa. Come crei i tuoi modelli? L'ispirazione dove la prendi? Allora, l'ispirazione personalmente per quelli che realizzo io mi vengono quando sono in giro a piedi piuttosto che al mare di notte. O inizio perché mi innamoro delle pietre, perché io sono amante delle pietre e quindi quando vado anche nelle fiere mi innamoro di una pietra e me la porto a casa. E da lì poi decido se fare un ciondolo, un anello, e così nasce. Altrimenti da cliente delle volte io chiedo sempre le esigenze del cliente, se ha un'esigenza di fare un ciondolo piuttosto che un anello, un orecchino, da lì si parte, se ha un progetto, un disegno, qualche cosa in mente, diciamo come vuole che venga realizzato, e partiamo dalla pietra. Scegliamo la pietra e da lì si realizza il gioiello personale. E hai delle pietre preferite? Allora, la mia pietra preferita in assoluto è la tanzanite, che è l'unica, diciamo, pietra naturale cangiante al mondo, che non ha dei prezzi eccessivi, ma secondo me è la più bella in assoluto, perché ha un colore anche gradevole, essendo questo blu-viola, è molto bello. E oggi cosa stai facendo? Stai producendo qualcosa di particolare? Ma allora, oggi diciamo che sto restaurando un bellissimo bracciale, perché diciamo che oltre a creare gioielli nuovi e quindi anche con la stampante 3D, diciamo gioielli moderni, io sono anche restauratore, che è una cosa che mi piace anche tanto. Quindi unisci la passione alla professionalità? Sì, beh, è un mix. A me piace cambiare ogni giorno per fare cose nuove, sennò mi annoierei. E così passo da creare un gioiello a sistemarne un altro, a restaurare, diciamo, oggetti antichi, che lavorando anche con alcuni antiquari a volte ho per le mani oggetti molto particolari che non si vedono più. Grazie. Pasticceria Jolly, sono qui con Stefano ed Elsa. Che dire, qui di nuovo, benessere veramente a 360 gradi. Qual è la vostra filosofia della pasticceria e quali sono i vostri prodotti veramente dove pensate di dare più benessere alle persone e ai vostri clienti? Noi quello che cerchiamo, il nostro benessere, cerchiamo di fare un prodotto artigianale, un prodotto di qualità, prodotti che non si trovano nella grande distribuzione, prodotti che non si trovano in altri posti, sono prodotti di nicchia, usando materie prime di qualità, facciamo... Quindi dal pasticcino al cioccolato, alla caramella... Cerchiamo di fare quasi tutto noi, perché l'idea del commerciale industriale non è più... Il cliente non più, sa dove andare a cercarlo, ma non da noi. A noi cerca il cioccolatino fatto da noi, le duchesse fatte da noi, il pan del mastrolino. È difficile fare il cioccolato? Il cioccolato a livello artigianale non è difficile, perché noi lo lavoriamo il cioccolato, la produzione non è una cosa che facciamo noi. Noi compriamo il cioccolato in gocce e lo trasformiamo temperandolo a mano o con le macchine. Bisogna lavorarlo a una certa temperatura per non avere quegli aloni di grigio o bianco che sembra una cosa brutta, deve essere bello lucido il cioccolato. Come è nata l'idea del dolce del mastrolino? Ah, è un dolce, io lavorando negli alberghi ho tante esperienze su tante cose e mi sono inventato questo particolare dolce
e per richiamare la zona l'abbiamo creato il Pan del Mastorino. E poi vedi perdi giorno, Abbiamo fatto il già Perdi ne Giorni dai. per l'anno scorso, abbiamo creato questo biscotto a base di nocciole piemontesi, è molto richiesto anche questo, un biscotto particolare, ma è molto richiesto. Poi abbiamo la nostra specialità, che sono le duchesse, ogni pasticceria ha la sua specialità di quel biscotto, ma sono molto simili tutte, variano dal cioccolato, al gianduia, alla nocciola, alla mandorla, ma sono un prodotto richiesto anche quello. E sono tutti uguali. Ed è una tentazione lavorare in una pasticceria. Li Ma mangiate non mi di dolci? sembra, guardandomi non mi sembra, però sì, li mangiamo anche noi, però forse no, non siamo poi così tanto golosi. Grazie. A voi.